Allora, buonasera, foglioline le monitoriamo sempre in crescita, cerco di coprire il sole perché sennò mi sa che non si vede, ok. Allora, questa sera torno ai miei video che hanno, secondo me, la caratteristica di chiarire determinati aspetti di medicina giuridica e forense. Riprendo come facevo lo scorso inverno, decidere in medicina e parliamo di giurisprudenza sanitaria. Questo alla luce anche del dibattito che è avvenuto intorno allo scudo penale amministrativo per danno erariale, per dimostrare che in realtà le norme che servivano o servirebbero per coprire, diciamo così, la parte medica, quella nostra, in realtà sono già presenti nell'ordinamento, tanto che questa è una nota alla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, che vi ricordo è quella che giudica di questioni sanitarie, e la sentenza è la numero 39.717 del 2019, depositata il 27 settembre. E come facevamo anche l'anno scorso, se non ricordo male, l'ultima volta era da Cremona, vi leggo direttamente da qui perché tanto non è molto lungo, quindi non c'è bisogno che faccia un riassunto. Nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colposa la sentenza è la 230 del 2019, depositata il 9 settembre 2019, bello della diretta. Allora, la colpa grave per imperizia non può configurarsi se il caso clinico è insidioso e la diagnosi difficoltosa. Quindi in quale contesto siamo? Siamo nel contesto della diagnosi difficile e dell'imperizia del medico. Quindi già dal titolo si capiscono tante cose. La colpa grave per imperizia non si configura se il caso clinico è insidioso, per cui andrà oggettivato questo parametro della insidiosità, e la diagnosi difficoltosa. Un'azienda ospedaliera viene condannata dal Tribunale Civile, quindi siamo in questo contesto, ed è un attimo solo, la nota, scusate, non è la Cassazione che ho letto prima che ho sbagliato, ma è la nota alla Corte dei Conti, quindi stiamo parlando, come vedrete, di danno erariale. Un'azienda ospedaliera viene condannata dal Tribunale Civile a risarcire agli eredi di un paziente il danno causato da un'assistenza non correttamente prestata, che ha comportato un ritardo nella diagnosi di una patologia tumorale al seno e il conseguente decesso dell'interessata. Di questi casi, anche nella mia esperienza forense, ce ne sono tanti e non è mai semplice capire quelli che si possono fare, quelli che non si possono fare, e anche nelle difese, come difendersi, perché purtroppo sono questioni complicate, proprio oggettivamente complicate, vicende cliniche complicate. Informata dall'azienda ospedaliera pubblica dell'accaduto e dell'avvenuto pagamento del risarcimento, la Procura Generale presso la Corte dei Conti della Lombardia cita in giudizio 5 medici. Voi sapete che ogni qualvolta c'è il risarcimento c'è l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento alla Corte dei Conti, e la Procura Generale, appunto, della Corte dei Conti della Lombardia chiama a giudizio i 5 medici operanti nella predetta struttura e ritenuti responsabili di questo danno erariale cagionato per grave imperizia, quindi per colpa grave, sostenendo che la CTU espletata in sede civile, quindi la consulenza tecnica d'ufficio in sede civile, aveva riscontrato che le chance di sopravvivenza della donna si erano notevolmente ridotte in seguito alle molteplici imperfezioni dell'iter, non solo diagnostico ma anche di sorveglianza successiva. Quindi parliamo del tumore al seno, che è purtroppo un tumore in grandissimo aumento anche tra persone sempre più, tra donne sempre più giovani. La CTU in particolare aveva ritenuto che vi era stato innanzitutto un errore diagnostico da parte del patologo operante nell'ospedale, in quanto se il materiale istologico prelevato era prevalentemente rappresentato da lesioni benigne della mammella del tipo adenosi, iperplasia e adenosi sclerosante, in esso erano presenti raggruppamenti di cellule anomale che, se individuate attraverso un esame molto scrupoloso e completo del materiale biottico, avrebbero potuto almeno porre il sospetto di neoplasia infiltrante,
e allertare i clinici richiedendo una procedura diagnostica più esaustiva, magari attraverso una biopsia chirurgica dell'intera area alterata. Quindi siamo di fronte a un esame di materiale che era per lo più riconducibile a una patologia benigna, ma con, visto probabilmente successivamente, degli elementi cellulari che per le loro caratteristiche avrebbero dovuto indurre, se non altro, a chiedere una successiva biopsia. Poi sappiamo che i prelievi bioptici vengono fatti in questi casi in un modo un po' più incentrato sulla lesione, insomma, adesso questo non so se fosse un ago aspirato, però ecco, si contestava appunto che l'immagine, se è vero che la maggioranza delle cellule faceva pensare a una patologia benigna, in realtà c'erano alcune cellule sospette. La CTU inoltre aveva ritenuto che, però, dice già, con un esame molto scrupoloso e completo del materiale bioptico, per cui insomma non era così evidente, non era immediatamente evidente. La CTU, quindi la consulenza d'ufficio, aveva ritenuto che i sanitari dell'ospedale avrebbero potuto porre rimedio al citato errore, rilevando lo sviluppo della neoplasia maligna nel corso dei numerosi controlli successivi, atteso lo stato di allerta che doveva essere mantenuto dopo che era stata accertata l'esistenza di un focolaio di adenosi sclerosante con alcune microcalcificazioni. Quindi si dice, se ci fosse stato un livello di allerta maggiore, ci sarebbero stati anche un monitoraggio più stretto nei controlli successivi. La Procura Generale presso la Corte dei Conti deduce che, in presenza di un'incongruenza tra quadro clinico e patologico, l'arte medica, ecco, vedete qui l'arte medica, quindi anche qui sapete si parla di arte medica, non anche qui mi soffermo, la medicina è un insieme di conoscenze, un insieme di abilità, ma fondamentalmente rimane un'arte. L'arte medica imponeva che fossero compiuti ulteriori indagini ed analisi più approfondite, però quale incongruenza tra il quadro clinico e il patologico non mi dice qual è, perché purtroppo in questi casi io non le leggo le consulenze, cioè qui non mi sono riportate le consulenze dei tecnici, per cui non so dirvi in che cosa consistesse l'incongruenza tra quadro clinico e patologico. Quindi indagini più approfondite al fine di verificare tempestivamente l'esistenza della neoplasia, poi accertata tardivamente, cioè dopo che si era sviluppata eccessivamente, e che i danni patiti dall'interessata, non solo per la lesione dell'integrità fisica, ma anche per la riduzione del 40% dell'aspettativa di vita, sono imputabili alla grave imperizia dei medici citati in giudizio per rispondere del danno erariale conseguente all'esborso operato dall'azienda ospedaliera in seguito alla citata condanna al risarcimento, quindi non coperto dall'assicurazione, che aveva eccepito la tardività della denuncia del sinistro da parte dell'ente. Anche qui approfitto, man mano che leggo, ci sono dei termini dal punto di vista proprio di comunicazione con l'assicurazione che sono fissati di solito nel contratto, per cui la comunicazione è in ritardo, ed è il motivo per cui tutte le volte che mi mandate i vari screenshot delle varie lettere bla bla bla, io dico subito che chiama l'assicurazione adesso, metti giù da me e chiami l'assicurazione, è perché ci sono dei termini che, se sono non rispettati, l'assicurazione poi te li può eccepire e dire io non pago perché tu non mi hai comunicato il sinistro, in genere sono 10 giorni, però poi succedono queste cose. Quindi qui c'era anche l'ulteriore problema del fatto che l'assicurazione non aveva coperto perché non erano stati rispettati i termini, quindi questo per dire che molte volte succede che qualcuno mi chiama e mi dice ma io 4 mesi fa ho ricevuto, e io dico sì, ma hai avvisato l'assicurazione? No, perché non sapevo. E dico sempre porca miseria, perché conviene sempre avvisare istantaneamente, cioè io ricevo una lettera oggi, una lettera di risarcimento, e avviso praticamente in tempo reale, anche perché sul dibattito che cos'è richiesta di risarcimento? È l'atto di citazione o è la lettera che arriva all'ospedale dove si dice che l'avvocato XY in nome per conto della sua assistito mette in mora e ferma i termini? Ecco, allora anche qui io, visti i tempi, non mi farei questa domanda. Quindi nel momento in cui c'è la conoscenza
di una richiesta, anche se non è formalizzata in un atto di citazione, nella notifica della mediazione o dell'accertamento ATP, quindi l'accertamento tecnico preventivo, si avvisa l'assicurazione. Poi sarà l'assicurazione magari a dire che il sinistro non lo apre in quel momento perché ancora non c'è, oppure può succedere che, come è successo anche a me personalmente, ho fatto direttamente una comunicazione a scopo cautelare, quindi ho detto all'assicurazione: ti faccio questa comunicazione a scopo cautelativo, cioè secondo me io in questa situazione non ho alcun tipo di responsabilità, si trattava di una questione peraltro minore, però ho proprio avvisato immediatamente, quindi mi raccomando, chi mi conosce o chi ha già parlato con me lo sa già, la comunicate subito la cosa all'assicurazione per evitare l'eccezione di tardività, perché poi non pagano, cioè puoi fare una strage ma non ti pagherà mai. Tutti i medici convenuti, quindi i 5 medici chiamati dalla Procura Generale della Corte dei Conti, si sono difesi, alcuni contestando la validità scientifica delle conclusioni del CTU, prese peraltro in un giudizio al quale erano rimasti estranei, e anche qua ci torniamo. Altri sostenendo la loro estraneità all'iter diagnostico operato dall'anatomopatologo e dal radiologo. Altri ancora l'inesistenza della condotta gravemente colposa per l'imperizia loro addebitata. Allora prendiamo questo caso come l'esempio di scuola della tardività di diagnosi di neoplasia maligna. Allora, purtroppo nelle diagnosi tardive di tumore si sommano tutta una serie di situazioni che vanno dalla disperazione della persona, dalla disperazione della famiglia, e poi si passa attraverso tutta l'analisi delle condotte dei sanitari, e anche questi sono drammi. Dando per scontato questi aspetti di cui non posso parlare perché qua stiamo leggendo la giurisprudenza sanitaria, cosa ci interessa? Al di là degli aspetti anche qui veramente personali, che sono sempre dei drammi, sia per i medici che per i familiari, per le persone affette. La CTU non è stata fatta nel contraddittorio, cioè i medici che erano stati chiamati non avevano partecipato al processo. Allora sappiamo che la sentenza fa stato tra le parti, quindi se il giudizio è tra l'ospedale e la famiglia, la sentenza fa stato solo per queste due parti, e i medici quindi potranno sollevare il fatto che loro a quella CTU non hanno partecipato, per cui si deve riaprire il contraddittorio, cioè il contraddittorio che non hai fatto prima lo devi fare dopo, su questo non c'è dubbio, perché sennò sarebbe lesionato il diritto di difesa. Altri avranno detto: ma io cosa c'entro, perché non ero di guardia, oppure il mio nome compare perché ho dimesso la paziente, ma è semplicemente perché io quel giorno ero di guardia in chirurgia e l'ho dimessa. Quindi quelli che probabilmente erano più, che infatti hanno sostenuto una tesi diversa, e quindi hanno contestato il risultato della CTU dicendo che quel vetrino in realtà era negativo, erano proprio l'anatomopatologo e il radiologo, perché erano quelli responsabili della diagnosi, della mancata diagnosi di neoplasia. Allora, tutti peraltro hanno posto in evidenza la difficoltà del caso, che era complesso e quindi presentava notevoli insidie dal punto di vista diagnostico e la mala gestione della polizza assicurativa da parte dei funzionari amministrativi, che aveva comportato il rifiuto di risarcire il danno da parte dell'assicurazione interessata. Allora, colleghi, mi rivolgo a tutti quelli che in questi anni mi hanno fatto queste domande. Come vedete, le assicurazioni, se hanno un motivo per non pagare, non pagano, e hanno ragione, perché se tu hai, cioè hanno ragione nel senso che te lo possono eccepire e poi possono anche non pagare. Quindi se avete un contratto, non andate a guardare se i giorni sono 10, vi riducete al decimo giorno. Io a volte ne ho beccati alcuni al nono, a volte al decimo, cioè sono riuscita a fare delle magie con le PEC perché le ho mandate prima di mezzanotte, ma però non è saggio comportarsi così. Arriva la comunicazione, si manda l'assicurazione, so che rode, so che dà fastidio, so che è un problema, so che preferiresti piuttosto amputarti un braccio, ma lo si fa per evitare questo tipo di contestazione. E la mala gestione della polizza assicurativa qui è riferita ai funzionari amministrativi, quindi qua in realtà non è che si parlasse dell'assicurazione dei medici, ma si parlava dell'assicurazione della struttura. Anche qui la struttura, perché poi c'è sempre questo due pesi e due misure, nel senso la struttura non ha comunicato nei termini
e poi ha fatto rivalsa. Che allora tu dici, ma scusa, struttura, però, cioè, se io non comunico nei termini adeguati e tu mi condanni, mi vendo la casa, tu invece poi con la rivalsa fai pace libera a tutti. Ma anche qui purtroppo c'è poco da fare. Sulla difficoltà del caso, invece, qui si sono tutti, hanno sostenuto tutti questa eccezione, no? Cioè, era un caso difficile. Allora, e torniamo indietro agli scorsi giorni quando parlavamo del 2236 del Codice Civile. Per i casi di speciale difficoltà, come stanno le cose? Abbiamo una norma che, almeno penso che sia il 2236, sto andando a memoria, c'è una norma che ci tutela. Ovviamente il caso facile non lo puoi sbagliare, il caso difficile va valutato. Quello che non è ammesso è sbagliare un caso di semplice esecuzione. Vi anticipo già, adesso mi scrivete: ah sì, però in realtà in medicina di facile non c'è nulla. Non è così per la giurisprudenza. E vi dico anche perché. Ci sono degli interventi che, cioè, la difficoltà in senso giuridico non è la difficoltà in senso medico. Allora, se io posso dire che nessuna intubazione è facile e che tutte le intubazioni sono a rischio di problemi, in realtà, da un punto di vista giuridico non è esattamente così, perché ci sono alcuni interventi e alcune attività che sono considerate rutinarie, che in mancanza di determinati elementi oggettivi che possono determinarne una particolare difficoltà, in realtà non possono essere considerate dal punto di vista giuridico come di speciale difficoltà. La speciale difficoltà è qualcosa che presenta delle caratteristiche, un quid pluris, un qualche elemento che poi permette di dire quella diagnosi, quell'intervento, quell'intubazione, quell'attività medica era particolarmente difficile e quindi il livello di colpa che si deve avere per doverne rispondere aumenta, perché non è la stessa cosa. Allora, la sentenza numero 230/2019 della Corte dei Conti della Lombardia dice che, e poi il bravissimo Sergio Fucci, è sempre lui, vero? Sì, fa questa nota molto bella, dice: la Corte dei Conti esclude che nella fattispecie sussista il grave comportamento colposo per imperizia addebitato ai medici convenuti. Poi, avvocati, se il 2236 non era quello lì il numero, scrivetemelo perché sono andata a memoria, ma potrei aver sbagliato. Per cui correggetemi senza problemi. Allora, la Corte dei Conti esclude che nella fattispecie sussista il grave comportamento colposo per imperizia addebitato ai medici convenuti e respinge la domanda di risarcimento dei danni erariali. Ma io ti amo, Corte dei Conti, azionata dalla relativa Procura Generale, osservando che anche dalla relazione di CTU prodotta dall'organo pubblico, quindi dalla Procura Generale, il caso non era semplice dal punto di vista diagnostico e che presentava alcune insidie perché subdolo, in quanto nessuno degli esami clinico-strumentali effettuati aveva fatto emergere con chiarezza inequivocabile la presenza di un cancro, presentando invece esiti contraddittori tra di loro. Ora, solo per correttezza e onestà intellettuale, quando io leggo queste cose, non intendo ferire la sensibilità delle persone, né dei pazienti né dei medici. Cioè, sia chiaro che dietro ogni caso come questo c'è un dramma e c'è un vissuto che è drammatico. Quindi, quando mi lascio andare a certe considerazioni, ecco, ci tengo a dirlo, non consideratele come un tifo da stadio, ma semplicemente un commento giuridico, perché mi rendo conto che in questi casi il dramma personale è totale, e cioè la disperazione è tanta, quindi ecco, ci tengo a sottolinearlo per evitare di sembrare cinica, perché non lo sono. Infatti, secondo la CTU, l'esame clinico era negativo, le microcalcificazioni erano dubbie barra sospette, ma non sicuramente patologiche, l'esame ecografico era dubbio, tant'è che la consulenza espletata in sede civile aveva concluso escludendo che il ritardo diagnostico fosse attribuibile a gravi elementi di imprudenza, negligenza e imperizia dei singoli sanitari. Cioè, si dice: c'è stato un ritardo diagnostico, però non c'è colpa grave. Quando è che c'è la colpa grave? La colpa grave è quando si ha
una violazione palese delle regole basilari dell'arte medica, quindi la colpa è grave, tanto più si è discostata la condotta del medico rispetto a quella che avrebbe dovuto tenere. Quindi errori grossolani equivalgono a colpa grave, errori invece che non sono grossolani o errori dovuti, diciamocelo purtroppo a volte anche alla fretta o dovuti a condizioni di lavoro, turni massacranti e tutto, cioè la cosa che può sfuggire, quello semmai è colpa lieve. Vi ricordo che il medico risponde di danno erariale per colpa grave, quindi qui la Corte dei Conti ha escluso la colpa grave. Non so se dobbiamo tornare indietro ai video che ho fatto l'anno scorso, poi nel caso quando metto sul gruppo forense cerco quei video in cui distinguevo la colpa lieve e la colpa grave, quindi approfitto questa sera per fare un ripasso. La colpa grave non è correlata all'esito, cioè il paziente morto è colpa grave, il paziente sopravvissuto è colpa lieve, no. Cioè questo è quello che qualcuno pensa perché gliel'hanno raccontata male. La colpa è grave e non c'entra se il paziente muore oppure no, quando sono violate in modo macroscopico le regole di condotta dovute. Quindi sono quelle omissioni grossolane e grave che un medico mediamente preparato e quindi bravo, perché il medico medio, insegna Rossetti, è il medico bravo e non è il medico mediocre, Rossetti è quello del magistrato di Cassazione, è il mio maestro, il medico preparato non avrebbe fatto. Infatti, secondo la CTU, l'esame clinico era negativo, le microcalcificazioni, l'avevo già letto, quindi non c'erano gravi elementi di imprudenza e negligenza, ve l'ho letto. La Corte dei Conti ha poi osservato, in linea generale, che nel graduare l'entità della colpa occorre non solo verificare la misura della divergenza, se ve lo dice anche lei quello che avevo detto io, la divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che invece si sarebbe dovuta tenere, secondo le indicazioni dell'arte medica, anche qui secondo le indicazioni dell'arte medica, quindi l'arte non è un protocollo e l'arte non è una linea guida, quindi non ci si può appiattire sulle linee guida, mi raccomando, parlo ai miei colleghi, la medicina è un'arte e quindi l'appiattimento oltretutto su linee guida / protocolli non è scusante in ogni caso, scusate gli incisi ma ne approfitto, ma anche le specifiche condizioni del soggetto, la situazione di particolare difficoltà nella quale il sanitario, il medico si è trovato a operare, che quindi a tale scopo rileva anche l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di collegare le informazioni cliniche in possesso del medico. Allora, qui per forza mi sfugge qualcosa, che è questo passaggio, perché non posso leggere le consulenze tecniche fatte. Però che cosa ci dice la Corte dei Conti? Dice: io non devo guardare solo qual è il divario, il gap tra la condotta avuta e quella che si sarebbe dovuta avere, ma devo andare a guardare anche il caso clinico particolare, le condizioni di quel paziente, come andavano letti quei sintomi, come andavano guardati quei segni. Qui in queste poche righe, cioè che sono 5-6, c'è metà delle cose che i medici devono sapere rispetto ai principi giuridici, e sono: uno, che il medico non può limitarsi a fare una medicina scolastica, quindi non può riconoscere solamente i quadri per come sono scritti sui libri. È ovvio che il libro ti porta una situazione ideale, non ti mette insieme 14 patologie diverse, oppure non ti può presentare tutti i casi in cui un paziente si può presentare. Quindi che la medicina è un'arte e che il caso clinico va interpretato. Quindi nessun caso è uguale all'altro e quindi c'è questa continua come posso dire, integrazione tra la cultura medica e quello che il paziente dice e non dice, cioè dice in senso ciò che i sintomi e i segni ci raccontano. Nell'esame delle singole posizioni, la Corte ha affermato che nel comportamento tenuto da alcuni dei medici citati in giudizio, ad esempio il radiologo, non sono ravvisabili elementi utili a sostenere con fondatezza un addebito di colpa per imperizia e negligenza, né tantomeno a far ritenere sussistente una grave colpa, come sostenuto dalla Procura della Corte dei Conti. Mentre per altri, come ad esempio il primario, che aveva solo sottoscritto
in qualità di responsabile dell'unità operativa di appoggio, la cartella clinica era quello che vi dicevo prima, cioè quello che ha firmato magari la cartella, non sono riscontrabili in alcun modo finanche i presupposti per ritenere sussistente il nesso di causa tra la condotta e l'evento dannoso, quindi lui non c'entra nulla, tradotto. Sul punto la Corte dei Conti della Lombardia, questa è stata però... Scusate, questa è stata, mi pare un po', adesso non voglio sembrare, però qui la struttura ha cercato di, la struttura che non aveva comunicato in tempo l'assicurazione che ha pagato, poi ha cercato di andarsi a prendere i soldi dai medici. Non si smentiscono mai. Sul punto la Corte dei Conti della Lombardia, cioè, volevo dare tutta la mia solidarietà comunque a questi medici, non so chi siano, però vi lovo. Nell'occasione rileva un contrasto all'interno della stessa giurisprudenza amministrativa tra quella corrente giurisprudenziale che tende ad applicare nelle controversie per danno erariale il principio penalistico, in base al quale il nesso deve essere accertato con la necessaria certezza processuale, oltre ogni ragionevole dubbio, e quello che invece usa il parametro civilistico della serie e apprezzabili probabilità causali, quindi il criterio del più probabile che non. È vero, traduco, ma anche qua è solo un ripasso perché l'ho detto mille volte. Vabbè, è vero, più sul gruppo forense l'ho detto, però l'ho detto. Allora, abbiamo due criteri, uno è quello penalistico nell'accertamento del nesso di causa e l'altro è quello civilistico. Avvocati, se dico cose sbagliate correggetemi. Nel principio penalistico, nel nesso di causa penalistico, deve esserci praticamente la pressoché certezza che dalla condotta è derivato l'evento e deve essere fugato il ragionevole dubbio, cioè non deve esserci il dubbio che sia stato qualcos'altro a provocare l'evento. Mentre invece sapete benissimo che nel processo civile il criterio che è risarcitorio, perché se nel processo penalistico si punta a punire il responsabile di un reato e quindi a condannare il reo, nel processo civile invece il profilo è risarcitorio ed è economico e quindi dici vabbè, mi rompe lo stesso, però non si tratta di privare una persona della libertà personale. E quindi è sufficiente che la condotta e l'evento siano legati dal fatto che è più probabile che la condotta abbia determinato quell'evento rispetto che no, che un'altra causa. Per cui questo spiega, anche questo spesso i medici non lo capiscono, perché si può essere prosciolti in un processo penale ma essere condannati civilmente a risarcire la vittima. E qui si dice che in giurisprudenza, per quanto riguarda la Corte dei Conti, anche qui c'è un filone che segue il principio penalistico, quindi bisogna essere certi che la condotta abbia portato all'evento, e un altro filone segue il principio civilistico, è più probabile che no che quella condotta abbia determinato l'evento. Sul punto interessante richiamare un'altra recente decisione in tema di danno erariale contestato a un ginecologo ospedaliero, e qui siamo in Calabria, Corte dei Conti, Regione Calabria, la sentenza 368 del 2019, che afferma che in materia di responsabilità amministrativa al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire nella ricerca del nesso quello della probabilità di tali effetti e sulla idoneità della condotta a produrli. Anche qua letta così dovrei andarmi a leggere, ma vado magari a cercarmelo per capire che cosa era successo, perché anche qui bisogna capire se il criterio che noi assumiamo, cioè il criterio presupposto, qual è, perché è diverso. Allora, io consulente, quando sono in un processo civile e quando sono in un processo penale non devo provare le stesse cose. Quindi io, a volte, voi sapete che io sono una che il penale lo fa e come, ma perché? Per le esigenze probatorie e per quello che io riesco a ottenere da un processo penale, dalle informazioni che riesco a ottenere, che nel processo civile non posso avere. Ma se io devo scrivere una consulenza per la procura o per la persona che poi fa la denuncia, che è la cosa che succede più spesso, oppure per il pubblico ministero, oppure un'opposizione per il GIP, non devo provare devo provare più cose di quelle che devo provare in quel caso nel processo civile. E anche qui si dice, bisogna capire per capire se il danno erariale può essere attribuito al medico, qual è il principio presupposto? Usiamo un principio penalistico e allora devo dimostrare che
il medico ha causato certamente quel danno, oppure è sufficiente il principio civilistico? Perché se noi siamo se noi riusciamo a dire è più probabile che non, ma non siamo comunque certi che la condotta del medico ha provocato quel danno, allora noi, se utilizziamo il principio penalistico, non potremo avere una condanna. Adesso, so che detta così magari non è immediatamente comprensibile, magari ci ritorniamo, se mi commentate quello che non si capisce. Io ci ho messo un po' di anni a capire queste cose e tanti corsi con i magistrati. Se non avete capito sarà sicuramente colpa mia, ma è anche perché l'argomento è un po' complesso. Siamo più fregati noi medici sul danno erariale se si adotta il principio civilistico, perché è sufficiente dimostrare che la condotta ha più probabilmente che non causato l'evento. Se invece si utilizza il principio penalistico, se c'è un dubbio possiamo dire eh no, ma c'è il legittimo, scrivetemelo, dai, quando rimane un dubbio sulla causa, che un'eventuale causa alternativa che possa avere determinato il ragionevole dubbio, ecco, non mi veniva. Se sussiste una possibilità che qualche altra cosa abbia in realtà prodotto l'evento, col principio penalistico siamo salvi. In quest'ultima decisione, quindi in questa della Calabria, si sostiene anche che per configurare un'ipotesi di responsabilità erariale per colpa grave a carico dei medici non basta che il comportamento sia stato riprovevole, in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma si deve accertare, quindi non basta dire ma è stato un pessimo medico, ma si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure dei medici. E allora, e concludo. I principi che a noi interessano e che ci portiamo a casa da questa sentenza della Corte dei Conti è che il medico risponde per danno erariale solamente per colpa grave. E se c'è la colpa lieve, l'ospedale non può rivalersi sul medico, che poi vabbè, lo scopre all'esito del processo che intanto ti sei fatto, però voglio dire non c'è la condanna. Motivo per cui molte volte, e questo ve lo dico perché mi è successo diverse volte, in certi processi succede che tu sai che la famiglia andrà a risarcire. Dico famiglia perché mi occupo quasi solo di morti evitabili o omicidi colposi, ma la vittima, che nel caso di decesso poi è l'erede, cioè chi ha diritto al risarcimento, tu sai che l'erede andrà risarcito, no? Allora a quel punto la strategia processuale qual è? È quella di capire se si tratta di colpa lieve o si tratta di colpa grave. Perché? Perché se il medico ha colpa grave, allora gli insetti, allora l'ospedale potrà fare rivalsa. Se invece la colpa grave non c'è, l'ospedale se la piange da solo, perché non può fare rivalsa sul medico. E qui casca l'asino. Perché? E ve l'ho detto anche questo innumerevoli volte, poi questo video lo potete condividere sui vari gruppi medici. Qual è il giochino e qual è il grosso problema? Il problema è chi vi difende, perché può un'azienda ospedaliera difendere un suo medico in un processo quando sa già che se c'è colpa grave del medico l'azienda paga, ma poi si rivale sul medico? Ma se c'è colpa lieve, in realtà la rivalsa non la potrà fare. Secondo voi quell'azienda avrà più interesse a dimostrare la colpa grave del medico o la colpa lieve? Perché tantissime volte, quando soprattutto nel panico del momento che anch'io avrei o che anch'io ho avuto nella mia vita perigliosa, succede qualcosa, non si ragiona e ci si fa prendere dal panico e quindi le sinapsi vanno a ramengo. E quindi si dice, ah no, io mi faccio difendere dall'ufficio legale che ha già detto che si occuperà del mio caso. E io dico sempre, raga, attenzione, perché qual è lo scopo di una direzione sanitaria, di una difesa dell'ospedale? È quella di dimostrare o che non c'è colpa di nessuno,
che è la cosa che tentano sempre di dire, oltretutto anche quando è evidente, ma lasciamo stare, oppure che c'è colpa grave, perché la colpa grave del medico permetterà la rivalsa. Il giochino del consulente di parte che fa solo quello, che si occupa solo di quella persona e non di altri 15 medici, qual è? È accertarsi, ovviamente nel rispetto della verità dei fatti, voi sapete che io sono per la verità, è la verità che deve vincere, non la fantamedicina. Ma se tu vedi che un medico ha colpa lieve, ma ti batterai con le unghie e con i denti per fare capire al magistrato che è una colpa lieve. La colpa, vi ricordo, è un concetto giuridico, quindi è il giudice che valuta la gravità della colpa. Poi ovvio che il medico dirà è grave, gravissima, l'altro dirà no, non è vero, è morto perché Dio l'ha chiamato, ma in realtà il concetto è giuridico, quindi bisognerà convincere il magistrato se c'è colpa lieve, se il consulente è intimamente convinto, almeno io se sono intimamente convinta, perché non lavoro in base a chi mi paga, ma lavoro in base alla convinzione che ho, ma siamo in pochi a lavorare così. Bisognerà fare in modo che emerga la gravità della colpa. Voi sapete che le condanne considerano l'intensità del dolo o la gravità della colpa, l'articolo 133 del codice penale, mi sembra, e quindi anche la graduazione della colpa è un elemento fondamentale. Sono riuscita a parlare più di mezz'ora, ascoltatevelo a rate, scusate la lunghezza, condividetelo dove volete, io lo condivido sul gruppo forense, queste sentenze che sono scritte qua, sapete che le commento in pubblico perché tanto non sono casi miei o non ci sono cose da filtrare per il segreto istruttorio, e quindi buona serata a tutti e un bacione.